Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Oggi torno a parlarvi di fumetti ambientati nell'universo di Mass Effect, riprendendo in particolare la miniserie di 4 numeri Homeworlds, pianeti natali, di cui vi ho già raccontato il secondo numero dedicato a Tali. Per la cronaca, le storie in questa serie non sono collegate tra loro e quindi non c'è problema a leggerle in ordine sparso. Comunque facciamo un passo indietro e andiamo al primo numero, sottotitolato Hell on Earth, Inferno sulla Terra, ed incentrato sul passato di James Vega. Pubblicato il 25 aprile 2012 dalla Dark Horse Comics e lungo una ventina di pagine, è stato scritto da Mac Walters, mentre i disegni sono di Eduardo Francisco, un illustratore brasiliano che ha lavorato anche su altri fumetti del franchise Mass Effect, e in particolare su un'altra storia con Vega protagonista, che vi racconterò prossimamente. Per chi ha visto il film di animazione Paragon Lost, che riguarda sempre il passato di James Vega, considerate che la storia principale di questo fumetto è ambientata qualche anno prima, nel 2176, quando James era giovane e non era ancora un Marine dell'Alleanza. Ma dato che la storia ci viene raccontata in forma di flashback, il fumetto inizia in realtà nel 2186, durante i fatti di Mass Effect 3, con James che si trova sulla cittadella e chiede notizie circa due suoi parenti, Emilio Vega e Josh Sanders, che potrebbero essere rimasti sulla Terra sotto attacco da parte dei razziatori. Purtroppo non ottiene informazioni e qui scatta il flashback, che ci riporta indietro di 10 anni, a quel 2176 in cui avviene l'assalto di Skellion, l'attacco da parte dei Batarian alla colonia umana di Elysium. Forse proprio sull'onda emotiva di quegli eventi, un giovane James si arruola nei Marine dell'Alleanza e a sostenerlo in questa importante decisione troviamo suo zio, Emilio Vega. Quello che invece non sarà per niente d'accordo è il padre di James, Joshua Sanders. E a questo punto, se vi state chiedendo come mai James di cognome fa Vega e non Sanders, provo a darvi una spiegazione. In pratica, inizialmente James Vega doveva effettivamente chiamarsi James Sanders, ma per evitare che si pensasse troppo a legami di parentela con l'altra Sanders della serie, Cali Sanders, è stato deciso di cambiargli cognome in Vega. Tra l'altro questa cosa è anche citata scherzosamente in Mass Effect 3. Quindi, Anderson e Sanders, che coppia. Il cognome di mio padre è Sanders. Non siamo parenti. Comunque, chiudendo la parentesi, posso solo immaginare che James abbia preso il cognome della madre e che Emilio Vega sia quindi suo zio materno. Torniamo quindi al padre di James, che troviamo a casa impegnato a bere e a fumare. Josh non ha nessuna intenzione di accettare la decisione del figlio, caccia via Emilio in malo modo e manda James a ritirargli un pacchetto. James si reca quindi ad una farmacia con il chip blu che gli ha dato suo padre, ma quando il commesso lo vede, gli urla di andarsene dal suo negozio, dandogli addirittura del drogato. Confuso dalla reazione del commesso, James esce dalla farmacia e viene avvicinato da un losco individuo che gli consegna un pacchetto in cambio del chip. E a questo punto realizziamo che il padre lo ha mandato a ritirare della droga o qualcosa del genere. Purtroppo per lui i guai sono appena cominciati, perché un istante dopo arriva la polizia, l'altro tipo si dilegua e anche James è costretto a fuggire. Dopo una fuga rocambolesca, durante la quale riesce ad intrufolarsi in un condominio e ad evitare la cattura buttandosi da una finestra addosso ad un drone della polizia, James arriva al retro di un ristorante, dove pensa bene di mascherarsi da cameriere per non dare troppo nell'occhio. Appena ne ha l'occasione, prova a chiamare il padre, che non gli risponde, e poi contatta lo zio Emilio, riuscendo anche nel frattempo ad ingannare un poliziotto che era proprio sulle sue tracce. Alcune ore più tardi, James giunge finalmente a casa e affronta il padre, a cui getta il famoso pacchetto, dicendogli che sta per andarsene e che non farà più ritorno. Ma cosa c'era nel pacchetto? Sabbia rossa, una droga stimolante in grado di dare persino delle capacità biotiche a chi l'assume. Il padre ne sniffa subito una dose e, visibilmente alterato, intima a James di rinunciare ai suoi piani, altrimenti racconterà a tutti che è stato lui a portargli la droga. Per tutta risposta, James si scaglia verso il padre, che lo mette però al tappeto con un pugno biotico.
Più tardi, mentre il povero James sembra ormai aver messo da parte i suoi sogni, viene raggiunto dallo zio Emilio, che prova di nuovo a convincerlo a cogliere l'occasione di cambiare vita. Quando tua madre è morta, tuo padre ne è uscito distrutto. Voglio dire, era già un po' a pezzi, ma quello è stato il colpo finale. Ho promesso a tua madre che mi sarei preso cura di te e ho fatto del mio meglio, ma non c'è molto che possa fare per te. La vita è tua e devi scegliere come viverla. Ma James non è convinto. Pensa ancora alla minaccia del padre e che l'alleanza non lo accetterà se scopriranno quello che ha fatto. Davvero? Racconterà che ha contattato un famigerato spacciatore, che si è messo d'accordo con lui e poi dirà loro che si è fatto aiutare da un minore per comprarsi la droga. Il punto è che tuo padre non può fare niente, a meno che tu non glielo consenta. È la tua vita, ma James, devi scegliere. E qui si interrompono i ricordi del passato. Siamo di nuovo nel 2186, sulla cittadella, e James viene avvicinato da Liara. Bisogna tornare sulla Normandy. Shepard ha richiamato l'equipaggio. Liara augura a James buona fortuna per la sua famiglia e lui la ringrazia. Si torna a combattere i razziatori. Con questo è tutto. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Hai familiari sulla Terra? Sì, uno zio, militare in congedo. E qualche cugino che non sento da anni. Tu e tuo zio siete legati? Sì. È stato lui a convincermi ad arruolarmi. E forse è stata l'unica cosa buona che ho fatto dopo la morte di mia madre. E tuo padre? È là fuori, da qualche parte. Ma non lo considero un familiare. Non più. Però mi piacerebbe sapere come se la passa mio zio.